così. Ed eccoci ritrovati a questa Transvarietà, amici di Mountain Bike Radio. Sono qua in compagnia con il buon Damiano. Ciao. Impressioni? Ma buone, buonissime. La gente sta arrivando sempre più numerosa. Tutti mascherinati, non come me, tengono la mascherina bene sopra. Io adesso la abbasso un attimo per far prendere il microfono. Si stanno registrando. Sono tutti, io non ce l'ho, tanto siamo a un metro di distanza alla realtà. Ma poi siamo congiunti, no? Poi siamo anche congiunti. Quindi, e tamponati. Quindi siamo tranquillissimi. Beh dai, c'è comunque tantissima gente rispetto all'anno scorso. C'è un incremento non da poco, direi. No, direi sostanziale e si vede. Quindi siamo contentissimi, speriamo che anche il nostro lavoro serva ai ragazzi della Transvarietà. Aspettative da questa prima giornata? Grandiose. No, spero buonissime, in realtà. Sembrano buone per come si sta mettendo. Io spero solo che esca un po' più di sole e poi sarebbe tutto perfetto. Allora, ricordiamo che in questa prima giornata ci saranno 3 prove speciali per un totale di 1200 metri di dislivello, yep, sia positivo che negativo. La prima prova speciale fungerà da prologo, esatto. Sostanzialmente verranno assegnati i numeri di partenza dei ragazzi, quindi adesso i numeri sono casuali, non c'è nessun ranking. Dopodiché, dopo il prologo, se facciamo un esempio, tu fai segnare il secondo tempo, partirai col numero 2, se io partirò con l'ottavo tempo, partirò col numero 8. Esattamente. Dopodiché inizierà la gara vera e propria con una prima prova speciale in, durante il giorno. Chiaramente nessuno sa nulla perché è una gara in puro stile alla cieca. Alla cieca. Alla cieca. E infine ci sarà la peculiarità della giornata, sarà che ci sarà una prova in notturna, esatto. Quindi sostanzialmente si metterà la mascherina al frontalino e si va giù di notte. Si andrà giù di notte. Questa gara sarà su 4 giorni, mm-hmm. Quindi Un sacco di tempo per divertirsi. Ci sarà un sacco di tempo per divertirsi. Infatti prima anche nelle interviste con Andrea si raccontava proprio il fatto che sarà più un'avventura che una gara. Esatto, è un'esperienza, la chiama spesso esperienza Transvarietà. Un'esperienza Transvarietà. E noi insomma con tutto il club di Mountain Bike Radio ci divertiremo a tenere un po' di musica. Tu cosa farai, Damiano? Mentre io sto in giro con la GoPro. Sto qua seduto a guardare. No, in realtà mi occupo di alzare i volumi, mettere la musica e fare tutto quello che l'organizzazione mi chiede di fare. Esattamente. Mentre io, lavorando con il buon Rusty. Hello guys! Mentre io sarò in giro come d'abitudine con la mia telecamerina in tasca. La telecamerina spero che sarà sul casco. E per riprendere tutto ciò che accade dall'interno della gara. Infatti la rubrica che si chiamerà Race Insider. Insider. Race Insider, questo accento un po' masticato. I'm English. E alla fine, insomma, vedremo. Dai, comunque sono carichissimo. Sono sempre. Non so perché, ma mi mette sempre di buon umore sta ballata. Beh, bene, bene. Sì, devo dire che noi siamo arrivati ieri e comunque l'aria della Valvarietà ci ha subito accesi un attimo. Dopo i chilometri in furgone. Ma poi non so se anche te hai notato, ma quando parli con le persone qua del posto, sì, sono tutti stracarichi per questo evento comunque. Bene, bene, bene. Mi fa piacere. Bene, quindi ragazzi, ci vediamo stasera per il primo podcast dove parleremo un po' di cosa è successo. Cosa è successo e cosa succederà. Anche in questi vi terremo aggiornati con i risultati. Comunque ci sono tutti i ragazzi più in pompa dell'anno scorso. Esatto. Poi c'è anche quest'anno c'è una bravissima squadra di filmmaker che riprenderà tutte le novità, news, sono quello che succede nella zona. Chiamiamo i filmmaker che sono nascosti dietro, come da bravi filmmaker non si vogliono mai far vedere. Da filmmaker non si vogliono far vedere. Però noi li ringraziamo. Hanno scritto V20 tra l'altro. Esatto. Si chiamano VI20, che sta a significare, Federica? Ah no, non ti chiami Federica. Stava a significare cosa VI20? Esatto. E quindi ringraziamo anche la squadra che collaborerà con noi in questi 2 giorni in Valvarietà con le riprese fisse. Detto questo, voglio solo dire bevete acqua, rispettate gli oceani e divertitevi. Dai, buon divertimento a tutti ragazzi. Ciao. Ciao.